sta diventando una situazione intollerabile, è come se si stesse ripristinando su tante cose il periodo berlusconiano. Diventa anche imbarazzante a livello internazionale, l'abbiamo visti i giornali un po' di tutta Europa che titolavano sulla questione di Sgarbi, ma perché è assurdo? Un sottosegretario alla cultura indagato per furti di beni culturali, è assurdo. Onorevole Caso, benvenuto nella nostra redazione di fanpage. Siamo qui per parlare della mozione a sua prima firma che avete presentato per rimuovere il sottosegretario Sgarbi dall'incarico dopo tutto quello che è successo. Ce ne può parlare di questa mozione? Io partirei dal dato di fatto più recente. Abbiamo un sottosegretario alla cultura dello Stato italiano indagato per furto di beni culturali. Diciamo, l'intervista potrebbe anche finire qui per quanto è assurda questa cosa, tutta italiana, una cosa che altrove in Europa, nel mondo, non sarebbe possibile. Ricordiamo sempre che altrove i ministri si sono dimessi per un pezzo di tesi copiata e qui stiamo parlando di questo. La nostra mozione in realtà viene da più lontano, l'abbiamo presentata infatti fine ottobre, quando sorsero le prime inchieste su Sgarbi da parte del Fatto Quotidiano relativamente ai conflitti di interessi tra il suo ruolo di sottosegretario e tutta l'attività lucrativa che lui faceva. Il paradosso è che andando avanti con i mesi abbiamo dovuto aggiornarla costantemente questa mozione, aggiungendo la questione del quadro rubato, aggiungendo la questione dei debiti col fisco. E questa mozione ora arriverà in aula sostenuta dal Movimento 5 Stelle con la mia prima firma, ma anche dal Partito Democratico e dall'Alleanza Verdi e Sinistra. Mi sento di dire che non sono contento di aver presentato una mozione di revoca a un sottosegretario, perché è assurdo che bisogna arrivare a questo. È assurdo che non abbia fatto un passo indietro lo stesso segretario fin dalle prime ombre che sono sorte sul suo operato, così come l'etica politica richiederebbe. È assurdo poi che il ministro stesso non abbia preteso immediatamente le sue dimissioni, ma ancora più assurdo in tutto questo è di fatto che Giorgia Meloni tace e continua, così come su Sgarbi, ma anche tutti gli altri casi dove magari poi ci arriviamo, a tacere. Questo è assolutamente grave e dico che non sono contento proprio perché penso che l'Italia non merita questo, gli italiani non meritano questo. C'è però chi vi accusa di non essere garantisti. Bisogna fare chiarezza perché bisogna fare una separazione da quella che è l'iter giudiziario che seguirà il suo corso. Magari gli imputati possono arrivare a dimostrare la propria innocenza, ma qui parliamo di questione di opportunità politica, parliamo di etica nella politica, parliamo di questione morale. Ha un intreccio dentro la questione giudiziaria, ma sono due strade parallele che si separano, perché la questione morale prende che quando ci sia una qualsiasi ombra su un sottosegretario, un ministro, qualsiasi esponente di qualsiasi partito politico, non bisogna attendere tutto l'iter giudiziario, perché la questione politica di fatto è un rapporto di fiducia tra i politici e i cittadini. Quindi quando c'è un'ombra è doveroso da parte della politica farsi da parte. Sono due questioni separate. Opportunità politica e questione morale, che va separatamente, cammina separatamente dalla questione giudiziaria, assolutamente. Però, restando sul piano politico, c'è una questione anche legata al conflitto di interessi per quanto riguarda il caso Sgarbi. Assolutamente sì, e proprio da questo partiva la nostra mozione presentata ad ottobre. Perché il conflitto di interessi in che cosa sussiste per quanto riguarda il segretario Sgarbi? Essendo sottosegretario alla cultura, la legge, una legge ormai vecchia di 20 anni, giustamente prevede che se una persona, un sottosegretario, un ministro è incaricato, in questo caso della cura dei beni culturali, non può svolgere un'attività lucrativa legata all'ambito di interesse politico. Detto chiaramente, Sgarbi non poteva fare a pagamento mostre, convegni, anche pagati lautamente, questo è uscito fuori, essendo allo stesso tempo sottosegretario. Prima lo dicevamo, c'è il caso Sgarbi, c'è stato il caso Santanchè, il caso Delmastro, ora il caso Pozzolo, insomma ci sono stati vari casi. Questa destra, ma in particolare Fratelli d'Italia, ha un problema quindi con la sua classe dirigente? Questa destra, non solo Fratelli d'Italia, ha elencato lei i casi, ne sono tanti, alcuni più gravi, alcuni meno, ma
sta diventando una situazione intollerabile, come se si stesse ripristinando su tante cose il periodo berlusconiano, ci ricordiamo, dove il Parlamento arriva a votare la questione di Rubini, poteri Mubarak, e diventa molto imbarazzante. Io lo dico da parlamentare di opposizione, così come non sono stato contento di presentare una mozione di revoca del sottosegretario, non sono contento che la mia nazione, il mio paese, sia rappresentato da una ministra, Santacchè, che sappiamo tutti ha avuto problemi con le sue aziende, fallimenti, da non pagare il TFR, al caso del Divozzolo con la pistola, il De Mastro che utilizza informazioni avute grazie al suo ruolo per poi attaccare i partiti politici. Non sono contento perché proprio questo sminuisce poi il ruolo della politica. E un attimo di fatto accade che poi la cittadinanza fa di tutto un erbo un fascio. I politici sono tutti corrotti, la classe politica è questa. E quindi da un lato ci si lamenta poi del distacco che si crea tra i cittadini e la politica, dall'altro c'è l'assurdità che dopo tutti questi casi eclatanti, evidenti, e ripeto, che sono relativi a una questione morale, una questione politica al di là di quella giudiziaria, la principale esponente del governo, Giorgia Meloni, fa finta di nulla. Ed è assurdo veramente. E quindi diventa anche imbarazzante a livello internazionale, l'abbiamo visti i giornali un po' di tutta Europa che titolavano sulla questione di Sgarbi, perché è assurdo. Un sottosegretario alla cultura indagato per furti di beni culturali. È assurdo, come dicevo prima, è assurdo stare qui a parlarne. Perché non dovrebbe essere così? Non dovevamo aspettare tutto questo, non dovevamo arrivare alla mozione in aula. Però è vero che, ad esempio, i sondaggi danno comunque Fratelli d'Italia sempre in testa, in salute. Adesso, tra pochi mesi, insomma, si voterà per le europee. Sembra che tutti i partiti di destra siano in netto vantaggio. Secondo lei questi casi peseranno alla fine sul voto oppure no? Io dico tempo al tempo. Presto gli italiani, oltre a questi casi, si renderanno conto che tutte le promesse fatte a Giorgia Meloni e ai suoi alleati non sono state mantenute. Non vengono mantenute, anzi in tanti casi si fa l'opposto. Casi eclatanti a Cisella Benzina, ma ce ne sono tanti. Un paese che è in palese difficoltà. E immaginiamo che cosa deve pensare ad un certo punto un cittadino preso da tante di queste difficoltà, quando poi vede che i ministri, i sottosegretari fanno quel che vogliono impuniti. Vedremo cosa accadrà alle europee, una scadenza elettorale che arriverà sì presto, magari avranno un successo, ma io sono convinto che non durerà per molto, presto i fatti e la realtà verrà a galla. Allora le faccio un'ultima domanda, per quanto riguarda voi, quali saranno le vostre priorità per questa campagna elettorale che sta per iniziare? Io penso che l'operato di Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio ha già dato l'idea d'Europa che il Movimento 5 Stelle ha, che non è quella di un patto di stabilità che strangola le nazioni, non è quella del MES, ma è quella della solidarietà portata avanti per esempio col PNRR. Il Movimento farà del suo meglio, come sempre, con un rapporto di sincerità con gli elettori. Proprio partendo dalla questione della non candidatura di Giuseppe Conte. E lo sappiamo, se ne sta discutendo, per esempio, della candidatura o meno di Giorgia Meloni, così come di altri leader di partito. Noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a farlo, e questo si parte proprio già in campagna elettorale con una truffa rivolta agli elettori. Sono candidato, votami, ma alla fine non andrò in Parlamento europeo. Noi non stiamo a questi giochi, non ci siamo mai stati, perché noi vogliamo avere sempre un rapporto di chiarezza con i cittadini. L'abbiamo avuto in tutte le elezioni e l'avremo anche in ambito europeo. L'idea d'Europa che abbiamo è sempre stata chiara, un'Europa solidale e non basata sulle austerità che purtroppo ha fatto inginocchiare troppi paesi del nostro continente. Grazie.